quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. In questo Vangelo troviamo Gesù che cammina prestando grande attenzione a ciò che lo circonda. Vede due coppie di fratelli che armeggiano con le reti e cosa fa? Li chiama a seguirlo. Stiamo parlando di quattro pescatori che non sono al tempio a pregare, ma al lavoro sulle loro barche. E questi quattro cosa fanno? Lasciano tutto e lo seguono, subito. È impressionante la stringatezza con cui Matteo racconta queste chiamate, e non solo lui, ma anche gli altri evangelisti. Gesù parla e loro neanche rispondono. La loro risposta è che lo seguono, offrendo la loro vita, che non è davvero poco come risposta, anzi, diciamo la verità, noi avremmo argomentato un bel po' per capire prima di tutto chi era questo rabbi, in che cosa consisteva esattamente diventare pescatori di uomini, cosa comportava seguirlo e per quanto tempo poi. Loro niente, non fiatano. Le cose sono due, o sono folli o sono rimasti affascinati da Gesù. Propendo per questa ipotesi. Sicuramente sono stati conquistati dal suo sguardo, dalla sua voce e da quello che le sue parole lasciavano intuire di lui. Che cioè non era un rabbi come gli altri, ma tanto, tanto di più. Però certo, una vena di follia fa parte del mistero di queste vocazioni, come di ogni vocazione, perché non si può argomentare lucidamente e razionalmente quanto passa nel nostro cuore quando ci innamoriamo, perché di questo parliamo quando parliamo di vocazione. Dice il filosofo Pascal che il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce, ed è così anche per i discepoli, che sicuramente non avevano tutto chiaro quando hanno deciso di seguire Gesù. Lo sappiamo poi come l'hanno seguito, talora non comprendendo, fraintendendo e persino rinnegando, tradendo e fuggendo. Eppure, nonostante tutte queste contraddizioni, lo hanno seguito fino alla fine. Fanno parte del seguire anche le incertezze e le infedeltà, perché l'uomo è fatto così. Il Signore non aspetta che siamo perfetti per chiamarci e neanche che siamo raccolti in preghiera, ma ci chiama come siamo e dove siamo. Un'ultima parola su quel subito, ripetuto in entrambe le chiamate. Subito si fanno le cose che ci piacciono o quelle da cui pensiamo di ricavare un guadagno. Può sembrare allora stridere che i discepoli subito abbiano lasciato il loro lavoro, le loro case, il padre, la famiglia. Hanno lasciato però perché hanno trovato in Gesù il senso della loro vita, il tesoro per cui vale la pena lasciare tutto. Dirà San Paolo: ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo. Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, così come Paolo, sono stati conquistati da Gesù Cristo e ce lo dicono con la loro vita donata, tutta e subito.